17 marzo lei è stato visto mentre prelevava una radiotrasmittente da un nascondiglio presso il Ponte del Risorgimento, con la quale ha poi stabilito contatti sia col quartier generale della Quinta Armata Americana che col movimento partigiano nella regione del Lazio. Ha niente da dire? Che farebbe lei al mio posto? Lei che farebbe al mio? La farei fucilare. Prima d'aver risposto? Già, non ci avevo pensato. Ma sai, io non faccio il poliziotto. Vengo. La provocazione ha avuto il suo effetto. Sarà meglio che venga con me. Dove? Via Rasella, vicino via Veneto. L'undicesima compagnia praticamente non esiste più. Non lo so. Sono morti anche dei civili? No, non c'era nessuno nella strada. Solo noi. D'accordo, conti i nostri caduti. Kapler! I tuoi ragazzi hanno marciato. Hanno marciato, Meltzer. Kapler! Vendetta, Kapler! Vendetta per questi poveri figlioli. Lo vede, Kapler? Lo vede che cosa hanno fatto i miei ragazzi?
Ecco i risultati del suo servizio di sicurezza. Qui, in questa sporca strada. Chi è stato? Gli inglesi? Le spie americane? Gli italiani. Gli italiani. Impossibile. E io chiamavo gli italiani, Kapler. Ma ora li odio. Dobrik! Dov'è Dobrik? È là. Dobrik. Minate tutta questa strada. Voglio che tutti i palazzi saltino in aria. Tutti quanti! Sono abitate le case, generale. Vuol proteggere gli assassini? No. Deve saltare in aria tutto il quartiere. I miei ragazzi. Poveri figlioli. Cerchi di calmarsi, generale. Qui non si tratta di lei, ma del buon nome del nostro paese. Siamo noi le vittime dell'attentato e abbiamo noi il vantaggio morale. Non è questo che mi importa, vuole capirlo? Dobrik, esegua i miei ordini. Su. Tieni su le mani. Su, su! Ma, generale, non siamo qui per questo. Lei è responsabile di tutto, Kapler. Me la pagherà, le dico. Venga via, generale. Bisogna fare rapporto al comando supremo e può farlo solo lei. Lasci qui Kapler a occuparsi della situazione. Signor generale, che ne facciamo di questa gente? Fucilateli tutti! Portateli via. Bisogna interrogarli. Ma gli ordini del generale, signore. Era turbato. Mi assumo io ogni responsabilità. Signor. Tenente! Signor, sì. Ammiro la sua discrezione, Kapler. Siamo agli sgoccioli e non vogliamo sentire i nostri nomi a Radio Londra. Vero? Le ho già detto che è essenziale che io parli con il feldmaresciallo Kesselring. Cosa? È andato a ispezionare il fronte. Beh, trovatelo! Devo parlargli ad ogni costo. Prima voglio il generale Jodl a Berlino. Immediatamente. Dov'è Caruso? Al comando tedesco, eccellenza. Bisogna mobilitare fino all'ultimo uomo. C'è da aspettarsi di tutto. Nel frattempo, dobbiamo informare il duce. Scrivete. Oggi, alle 2:30 del pomeriggio, un reparto militare delle SS, mentre procedeva per via Rasella... Padre, ha sentito lo scoppio? Pare sia un attacco dei partigiani. Sì, ho sentito. I tedeschi sono impazziti. Girano per la città, arrestando i passanti. Dicono che ci sono stati molti morti. Vai a chiudere il portone. Da fonte vaticana viene confermato oggi che il Santo Padre gode ottima salute. Egli soffre unicamente dell'angoscia causatagli dagli eventi della guerra. Con le sue privazioni, padre, i suoi dolori, deve cercare di capirci. Insostituibili monumenti storici, religiosi. Non posso, Elena. Mi dispiace, ma non ci riesco. Sulla costa adriatica, nel corso delle operazioni, le truppe germaniche hanno respinto diversi attacchi nemici. Ad Anzio le perdite nemiche sono valutate molto superiori a quelle delle forze armate germaniche. Secondo le ultime notizie da Tokyo... Non ne parla ancora nessuno. Aspettiamo Radio Londra. Chissà che cosa ne penseranno gli alleati. E il nostro re. Il nostro comitato opera secondo le direttive degli alleati. Il nostro re ci vorrebbe tranquilli ad aspettare il suo ritorno. La convenzione dell'AIA prevede il diritto di rappresaglia. Stammi a sentire, Andrea. C'è uno stato di guerra in corso tra l'Italia e la Germania. Noi abbiamo attaccato una formazione militare nemica in assetto di guerra. In pieno giorno e sul nostro territorio. Vorrei tanto sapere cosa ne pensano i tedeschi. Se si attengono agli articoli della convenzione dell'AIA, diranno che qualora i responsabili non si presentino, fucileranno degli ostaggi. Anche il doppio o il triplo dei soldati tedeschi uccisi. Non oseranno. Sanno che Roma esploderebbe. Mettiamo una cosa in chiaro. Qualsiasi cosa accada, nessuno dei nostri uomini si presenta. Nessuno. Ma persone innocenti. Innocenti come gli abitanti di Varsavia, di Rotterdam, di Londra, di Leningrado. E innocenti come i milioni di ebrei sterminati nelle camere a gas.
Credete davvero che soltanto Roma debba salvarsi? Perché c'è il Papa? Io non ci sto, invece. Né ci stanno milioni di altri italiani. Voi dite che i tedeschi faranno rappresaglie, uccideranno ostaggi. Che ci provino. Solleveremo tutta Roma contro di loro. Giorgio ha ragione. Io ho dei figli. Un giorno voglio che possano dire: mio padre ha preferito annegare nel sangue piuttosto che vivere nella merda. Sì, lo so che ha telefonato per ore e ore il generale Merz. Ma la prego, cerchi di calmarsi un poco. Io comprendo benissimo i suoi sentimenti. Forse lei si è disabituato alla vista del sangue. D'ora in poi, invece, dobbiamo tutti abituarci all'idea che i partigiani sono una forza combattente. Ora mi ascolti bene. Ho parlato con Berlino diverse volte. In parte c'è stato un certo ripensamento. Gli ordini le sono stati trasmessi per telescrivente. Devono essere eseguiti alla lettera. Questi ordini non vengono da me, signori. Né dallo Stato Maggiore e nemmeno dall'Alto Comando. Quello che ho qui, amici miei, è un ordine del Führer in persona. Il Führer ci ha ripensato, Kappler. Il Feldmaresciallo Kesselring ha sostenuto la tesi che le misure proposte erano eccessive. Ritengo che possiamo essere tutti fieri del fatto che il Feldmaresciallo abbia fatto uno sforzo sincero e generoso in appoggio ad una tesi umanitaria. Infatti fucilarne 10 a 1 non è come 50 a 1. È esplicito desiderio del Führer che l'intera operazione sia portata a compimento entro 24 ore. L'ordine è stato diramato alle 19, adesso mancano pochi minuti a mezzanotte, il che vuol dire che abbiamo... 19 ore e 10 minuti, posso vedere il dispaccio? Sono morti 32 dei nostri uomini, il che significa 320 italiani. Kappler, lei preparerà la lista. Quest'ordine riguarda soltanto i condannati a morte e quelli incriminati per reati gravi. Potrebbero non essercene il numero sufficiente a coprire la quota. Questo lo lascio risolvere a lei, è compito suo. Caruso le darà una mano. Caruso, lei fornirà a Kappler 80 nomi, di più se è necessario. 80? Generale, è impossibile. Ne abbiamo pochissimi. 10, 15. Non possiamo... Sì, d'accordo. Facciamo 50. Per ora. Ma, generale... Non potrei avere una richiesta scritta per fornirvi i nomi. Risolva questo con Kappler. Schulz, quante persone condannate a morte abbiamo a Via Tasso? 3, colonnello. Chi sono? Un comunista, una spia e un sabotatore. E quanti ce ne sono, Regina Celi? Nessuno. Condannati ad ergastolo? Neanche uno. Condannati ad altre pene? Condannati ad altre pene ce ne sono diversi. Diversi? Che vuol dire diversi? 16, colonnello. 16. 3 e 16. Di condannati a morte ce ne sono 3 e quelli ne vogliono 320. È impossibile. Pripke. Signor, sì. Trovi il presidente del tribunale militare, lo svegli se necessario. Voglio un'autorizzazione scritta per i 3 e per i 16. Signor, sì. E voglio il permesso scritto di includere tutti coloro che sono in attesa di giudizio per reati gravi. Chiama il generale Haster a Verona. Sì. Domislav, vada da Caruso. Voglio i nomi degli arrestati oggi a Via Rasella, con tutte le informazioni possibili. La raggiungo là appena ho parlato col generale Haster. Haster? Sì, può darci una mano. Lui ha giurisdizione su una categoria che avevo trascurato. Vada. Bene, colonnello. Sì. Sarà facile dimostrare la loro colpevolezza. Generale Haster. Il generale Harter? Kappler, generale. Kappler da Roma. Sì, ho saputo. Senta, Kappler, che cosa vuole che faccia? La cosa importante è completare la lista. Se non raggiunge il numero, prenda gli ebrei. Allora posso ritenermi autorizzato? Grazie. Buonanotte.
Schutz. Conti gli ebrei, credo siano 57. 57. Ne abbiamo altri 8 a Regina Coeli, arrestati per altri motivi, antifascismo e reati politici. Li aggiunga alla lista. Signor sì. 57, 65, 71, 85 più i 50 di Caruso fanno 135. Ne mancano 185. Sì? Ho telefonato, colonnello. Abbiamo la piena autorizzazione del presidente del tribunale. Ha sentito, Schultz? Ma rifiuta di assumersi alcuna responsabilità per quelli in attesa di giudizio. E io come faccio a completare le... Dice che deve autorizzarlo il giudice in capo. Allora? Ho telefonato al giudice... Allora? Autorizzazione concessa. Bene, bene. La voglio per iscritto. Signor sì. Schultz, metta insieme le liste. Signor sì. Esaminerò uno ad uno i nomi di queste persone. Ma prima devo raggiungere Domislav nell'ufficio di Caruso. Dovremmo ottenere più nomi che è possibile. Non sarà facile, certamente. Vi renderete conto che è necessario muoversi con grande rapidità e massima segretezza. Per la verità, i nostri ragazzi preferirebbero mettere le mani sui responsabili dell'attacco. Questo non ci riguarda, Priebke. Inoltre ci sono delle questioni di sicurezza a cui dobbiamo rivolgere la nostra massima attenzione. Adesso tutto può accadere e con gli americani vicini sarebbe il caos totale. Potrebbe essere la fine. Anche la fine di Roma. Colonnello, ho ritelefonato all'ufficio di Caruso. Dicono che la lista è ancora incompleta. Lasci perdere Caruso per il momento. C'è un altro problema. Dove sotterrarli? Dobrich si incaricherà dell'esecuzione, ma dove? La sicurezza è nostro compito. Dobbiamo trovare un luogo che si presti. Ci vorranno giorni e giorni. Se dobbiamo scavare una fossa comune, ci vorrebbe una grotta naturale da usare come camera mortuaria. Colonnello, c'è quel prete. Prete? Quale prete? Padre Antonelli. Cosa vuole? Dice che deve parlarle. Dov'è? Posso concederle solo 2 minuti, padre. Colonnello, sono venuto qui perché lei è stato gentile con me e vorrei sapere cosa succederà ora. Non verrà colpito. Solamente una giusta rappresaglia, padre, eseguita secondo le leggi della Convenzione dell'AIA. La guerra anche delle leggi? Sì, e noi le rispetteremo. La legge prevede il diritto di rappresaglia in caso di attentati alle truppe regolari. Loro dicono di aver compiuto un'azione di guerra. Loro? Li conosce? Quanti sono? 2, 3? Quanti? E chi sono, padre? Ma tutti, tutti, colonnello. È l'unica cosa di cui si parla a Roma. Ma voi non avete detto niente. Non avete avvertito. Se i responsabili non si presenteranno spontaneamente, fucileremo. Forse loro aspettano questo e potrebbero anche presentarsi. Cosa ce ne facciamo di un pugno di assassini? Non è sufficiente, padre. E secondo voi questa è una rappresaglia? Ma avete fatto qualche sforzo per trovare gli attentatori? Avete fatto un pubblico annuncio avvertendo la popolazione romana delle misure che avreste adottato in casi simili? Non avete fatto niente. L'Italia è nostra alleata. L'Italia? Ma quale Italia? Ce ne sono 2 di Italie. E lei non sta con quella vera. No, colonnello, questa non è una rappresaglia. Lei sa bene di compiere un crimine e non è abbastanza grande per coprirlo con belle parole. Questo è soltanto un massacro di vite umane, senza nessun rispetto per le più elementari regole di guerra. È troppo tardi, padre. L'ingranaggio ormai gira da solo. E allora fermi l'ingranaggio. L'ingranaggio è ciò che lei chiama Dio. Io non posso fermarlo più di quanto un proiettile può rifiutarsi di essere sparato. Io sono un uomo, solo, coinvolto nel corso degli eventi. E neanche lei può fermarlo, padre. Questo è quanto. E ora lasciamo decidere al caso. Dio non si affida al caso per decidere la sorte degli uomini. Il vostro Dio è morto 20 secoli fa. Questa è la lista. Lei ha già fatto la lista degli uomini che moriranno. Le dirò solo che per ogni nome che ho scritto ho riflettuto 3 volte. 3 volte? Faccia qualcosa, colonnello. La stracci, la distrugga, la bruci. Lei è pazzo.
Guardi, colonnello, il sole sta sorgendo, l'eterno simbolo del rinnovamento, della speranza. Molti si sveglieranno tardi e non lo vedranno, ma lui continuerà a sorgere per tutti. Molti uomini, padre, sognano quando sono svegli. Io la compiango, colonnello. Non compianga me. Compianga l'uomo a cui sarà affidato l'incarico. Io la fermerò. Padre Pancrazio parlerà con il Papa e lui vi fermerà. Il Papa ha già un fardello pesante. Non rendeteglielo ancora più pesante. Sua Santità preferirà essere informata dopo. Padre Antonelli, io la rispetto. Rispetto la sua mente, rispetto il suo coraggio. Però detesto gli uomini che si illudono. Non tiri troppo la corda. Signor Questore, hanno ritelefonato dall'ufficio del colonnello Kappler. Lui quanti nomi ha? Ha finito. E dice che noi siamo in ritardo. In ritardo. È facile, troppo facile dire che siamo in ritardo. Lui mi dirà che dovevo fare solo 50 nomi. Ma questi sono italiani. Sono italiani. Ci penso su 3 volte per ogni nome. 3! 3 volte! Lei si rifiuta, Dobrik? Si rifiuta? I miei uomini non sono addestrati per un'operazione di questo genere. Per la maggior parte sono reclute. I suoi uomini sono stati massacrati? E lei si comporta come se la cosa non la riguardasse. E osa rifiutarsi di obbedire a un ordine che viene dal Führer in persona? Questo è alto tradimento. E lei ne risponderà personalmente davanti a una corte marziale. Si consideri agli arresti! Passatemi il quartier generale del generale Mackensen. Subito! Il maggiore Dobrik si rifiuta di eseguire l'ordine. Il mio elenco è pronto, generale. I 50 di Caruso completeranno la lista. Ci sarebbe anche la possibilità... Sì? Sì, me lo passi. Colonnello Hauser? Ascolti bene, colonnello. Deve provvedere con la massima urgenza a mettere un distaccamento di suoi uomini a mia disposizione. Dovranno procedere all'esecuzione di 320 ostaggi. Cosa? Come ha detto? Qui ci sono i nomi, non è stato facile. Questo è un rapporto sulla località scelta e qui c'è... una copia della pianta del posto stesso che abbiamo ritenuto adatto allo scopo. Il colonnello Hauser si rifiuta di mettere un reparto a mia disposizione. Dice che questo è compito delle SS, non dell'esercito. Beh, direi che ha ragione. Kappler, lei non si rende conto. Dobrik si rifiuta, Hauser si rifiuta... In altre parole, si lavano le mani di tutta la faccenda. Abbiamo 8 ore soltanto. A che serve la sua lista? Chi li fucila? Non si preoccupi, generale. Troverà qualcuno disposto a farlo. Sì, lei. Lo farà lei. Se è un ordine ufficiale, generale, allora metterò i miei uomini a sua disposizione per questa operazione. No, Kappler. Quale comandante del servizio di sicurezza di Roma, è suo dovere dare l'esempio ai suoi uomini. Lei e tutti i suoi ufficiali dovrete prendere parte personalmente a questa operazione. Questo è il mio ordine ufficiale e naturalmente lo avrà per iscritto. Ha ragione, generale. Non chiederei ai miei uomini di fare una cosa che io stesso non farei. È una necessità simbolica, credo.
Lei è un bravo ufficiale, Kapler. Ne farò menzione del mio rapporto al Führer. Questo le gioverà molto in futuro. Mi sono offerto volontario per il fronte orientale per 5 volte. Mi è stato sempre rifiutato, dicendomi che avevo un compito importante. Un compito importante da svolgere a Roma. Sapete già perché vi ho riunito qui, quindi non sprecherò il poco tempo che ci resta. Il capitano Priebke, al quale ho già parlato, sta dando istruzioni agli uomini. Comunque, voglio chiarire con voi prima di tutto 2 cose. Primo, non esiste questione di responsabilità morale. Siamo soldati che obbediscono a precisi ordini. Secondo, tutti noi, 74 tra ufficiali e soldati, tutti di nazionalità tedesca, prenderemo parte a questa operazione. Chiunque si rifiuti ne risponderà ad un tribunale militare. E sapete tutti che cosa significhi. Come molti di voi, io non ho mai ucciso un uomo. Sparerò io il primo colpo. Sono certo di parlare a nome di tutti, colonnello, dicendole che faremo il nostro dovere. Grazie, signori. Questo è il luogo dell'operazione. Una serie di grotte artificiali abbandonate, a circa 3,5 km a sud-ovest di via Tasso, dove siamo ora. Situate sulla via Ardeatina, che è qui. Le gallerie sono scavate nel tufo. Una volta chiuse, diverranno una specie di camera mortuaria naturale e l'umidità accelererà la decomposizione dei resti. Gli accessi sono già stati minati e le mine saranno fatte saltare alla fine dell'operazione. I prigionieri verranno fatti entrare da qui. Le esecuzioni avranno luogo mediante pistole automatiche del tipo Mauser. I prigionieri saranno giustiziati a gruppi di 5 da squadre di 5, quindi ciascuno di noi dovrà uccidere 4 o 5 persone. Adesso vi mostro la procedura da seguire. Vetien, si inginocchi qui. I prigionieri in ginocchio, testa un po' inclinata in avanti. La canna della pistola alla base della nuca a breve distanza, ma il contatto non è necessario. Il proiettile passerà dal basso in alto attraverso il cervello, causando all'istante una morte indolore. Grazie. Ho calcolato 3 ore per raccogliere i prigionieri, 1 ora per il trasporto alle grotte, 1 minuto per ogni esecuzione. Dovremmo aver finito al tramonto con un paio d'ore d'anticipo, se tutto va secondo i piani. Ho già fatto richiesta di 40 camion all'autoparco, ma hanno fatto delle difficoltà. Difficoltà? Che difficoltà? 18 di quei camion servono al trasporto della carne. L'ufficiale ha detto al rifornimento, obietta che se ci trasportiamo degli uomini dovranno essere sterilizzati dopo. Procuri i camion. Rispondo io alle obiezioni. Signori, non dobbiamo attirare l'attenzione, a tutti i costi. La nostra migliore garanzia è la rapidità. Hanno telefonato dall'ospedale, signore. È morto un altro dei nostri. Ciò vuol dire che aggiungerò altri 10 nomi alla lista per un totale di 330. Modificate i vostri piani, signori. Questo è tutto. Priebke. L'altra sera lei mi disse di 10 ebrei che vivevano in case di ariani. Io le dissi di arrestarli. Ha eseguito l'ordine? Sono a Regina Celi fin da ieri. Li aggiunga alla lista. Signor, sì. Priebke, mandi qualche cassa di cognac alle grotte. Per i nostri uomini non sarà facile. Signor, sì. Colonnello Kapler? Grazie. Io devo parlargli, scusi. Non volevano lasciarmi entrare. È entrato, che vuole?
Vengo ora dal Vaticano. Il Santo Padre sta facendo i passi necessari. Dovete rimandare. Siamo già stati informati dei passi necessari che il Santo Padre è disposto a fare. Ecco cosa pubblicherà l'Osservatore Romano di domani. Mantenere l'ordine pubblico, il compito che esso non venga turbato da qualsiasi atteggiamento che possa essere motivo di dolorose contese. A coloro che possono e sanno influire sull'animo dei cittadini e soprattutto ai preti, l'alta missione del persuadere, pacificare e recare conforto. Come vede, padre, non c'era motivo che venisse qui. Colonnello, lei ha un'anima, una coscienza, la chiami col nome che le pare. Ma un giorno, a prescindere da quello che avverrà oggi, lei sarà chiamato a rispondere delle sue azioni. Faccia qualcosa, c'è ancora tempo. No, non c'è tempo, padre. È sempre tardi, me ne rendo conto adesso. Ciascuno deve seguire la sua strada, anche un papa. Chiunque pensi di poter controllare il proprio destino sogna un sogno antichissimo. L'antico sogno dei folli. Folli? Ci chiamate folli? Utopisti? Chiamate rappresaglia un massacro? Chiamate un ragazzo cosciente vivo partigiano? Ostaggio un vecchio malandato? Una donna piena d'amore? Una comunista? Il boia ha una maschera, colonnello. E voi vi nascondete dietro vuote parole, vi mascherate solo allo scopo di distruggere. Ma siamo tutti esseri umani, creature di Dio sulla terra, non gli ingranaggi di una macchina. L'uomo può scegliere. Scelga, colonnello. La stanno aspettando, signore. Io vado a fare il mio dovere. Le ho detto quello che si aspettano da lei. Vado a fare il suo. Non c'è più tempo, padre. Lei non può fare nient'altro. No, posso ancora fare qualcosa. No, padre. Vai, Litre. Mi serve questa bicicletta, mi serve! Ecco una lista completa. Portatela subito a Regina Celi e consegnatela personalmente a... Signor Questore, hanno telefonato adesso da Regina Celi. Li hanno già portati via. Ma è impossibile. La lista ce l'ho io. E questa? Questa è l'unica copia. Gli uomini di Kapler hanno detto che se non gli consegnavano i prigionieri, portavano via gli agenti di custodia. Hanno preso 55 detenuti. Ma sono troppi. Sono troppi. Troppi, troppi! Sono... Ne hanno presi 5 di più. Consiglio Mosè, il consiglio Salomone.
cammino, Gabriele. Dite Antonino, Rame Nicola, Calabo Manfredi, Tazzini Giovanni Carlo, Tedesco Cesare. Mi lasci passare. No, mi lasci passare! Via! Indietro! Non posso farlo, signore.